GoPro Hero 11 Black si surriscalda veramente così tanto? Ok, forse sto esagerando. Ciao a tutti ragazzi e benvenuti su AS Video. Dopo tante indiscrezioni vediamo se effettivamente la GoPro Hero 11 Black si surriscalda e quindi vedremo anche la durata della batteria. Negli scorsi giorni ho fatto numerosi test per vedere come si comporta la nuova GoPro da questo punto di vista. Partiamo dal fatto che ho usato una microSD SanDisk Extreme Pro da 64 GB. Chiaramente ho usato la batteria nuova inclusa in dotazione. Poi ho messo la GoPro su un cavalletto, ero chiuso e la temperatura era di circa 27 gradi. Con impostazioni di base i comandi vocali erano disattivati, le connessioni wireless erano disattivate, il GPS era disattivato, lo schermo posteriore era al 100% in luminosità e con lo spegnimento automatico dopo 60 secondi, il display anteriore pure si spegneva dopo 60 secondi. Dato che ci sono tantissime combinazioni per le impostazioni ed in base a come la impostiamo avremo una durata differente, ho preso un valore di partenza di registrazione in 5K a 30 fps in 8 bit, con il bitrate standard e la stabilizzazione al massimo. Nel primo test si è surriscaldata al 35% dopo circa 58 minuti di registrazione, quindi dopo altri 5 minuti l'ho riavviata e ha continuato a registrare per 27 minuti prima che la batteria si esaurisse. Quindi la durata totale in 5K a 30 fps in 8 bit con bitrate standard è stata di 1 ora e 25 minuti. Nel secondo test invece ho disabilitato la stabilizzazione. Nonostante ciò si è surriscaldata dopo 1 ora e 9 minuti con la batteria al 27%, quindi poi ho riavviato la registrazione per circa altri 22 minuti e il totale della registrazione è stato di 1 ora e 31 minuti. Abbiamo quindi guadagnato 6 minuti dal precedente video. Nel terzo test invece ho riabilitato la stabilizzazione ed ho anche attivato i video in 10 bit. Come il primo test si è surriscaldata al 35% ma ha registrato per 53 minuti, quindi poi al solito l'ho riavviata dopo qualche minuto e il totale della registrazione è stato di 1 ora e 16 minuti. Nel quarto test ho lasciato tutto invariato tranne che il bitrate, che adesso l'ho impostato su alto. Di conseguenza la GoPro si è surriscaldata al 53% di batteria avendo registrato per 38 minuti, quindi ho atteso qualche minuto e riavviato la registrazione, che è durata per circa 36 minuti, e il totale della registrazione è stato di 1 ora e 14 minuti. Quindi la durata è stata simile ai test precedenti, ma si è surriscaldata prima. Nel quinto test invece ho impostato il bitrate standard e la registrazione in 8 bit, ma sono passato ai 60 fps in 5K. Qui si è surriscaldata dopo 35 minuti al 61% di batteria. Ho riavviato quindi la registrazione, ma dopo un ulteriore 30% di batteria utilizzata si è surriscaldata e quindi ho atteso di nuovo e quindi ha registrato per l'ultimo 30% di batteria rimanente. Quindi in questo test si è surriscaldata più di una volta e il totale di registrazione è stata di 1 ora e 5 minuti. Nel sesto test invece ho replicato le stesse impostazioni del primo test, ma impostando come risoluzione il 4K, e in questo caso ha registrato per 50 minuti con la batteria rimanente al 34% prima di surriscaldarsi. Ho quindi atteso qualche minuto e riavviato la registrazione, che è durata altri 30 minuti, quindi il totale in questo caso è stato di 1 ora e 28 minuti di video. Nel settimo test invece sono salito ai 60 fps in 4K e similmente al 5K a 60 fps si è surriscaldata al 57% di batteria con 37 minuti registrati, e anche qui si è surriscaldata poi un'altra volta e abbiamo raggiunto in totale 1 ora e 21 minuti di registrazione. Quindi si è surriscaldata più di una volta, ma la batteria comunque è durata di più rispetto al 5K a 60 fps. Poi per mettere a paragone questi risultati ho inserito la batteria enduro della Hero 11 sulla Hero 10 e ho impostato il tutto come il primo test, quindi in 5K a 30 fps, ed i risultati sono stati molto simili. Infatti si è surriscaldata dopo 51 minuti al 45% di batteria rimanente. Ho quindi riavviato la registrazione ed in totale sono arrivato a 1 ora e 28 minuti. Infine per quest'ultimo test ho voluto mettere la Hero 11 Black nel frigo impostandola in 5K a 60 fps. Naturalmente non si è surriscaldata
riscaldate ha registrato per 1 ora e 12 minuti di fila. Quindi a temperature più basse, oltre a non surriscaldarsi, la batteria dura anche un po' di più. Ragazzi, chiaramente prendete tutti questi valori con le pinze, perché in base a come impostiamo la GoPro, in base alla temperatura dell'ambiente, in base a come carichiamo la batteria, il tutto può variare. In ogni caso, in questo test abbiamo visto a grandi linee le differenze di consumo di batterie e di surriscaldamento in base alle impostazioni che utilizziamo. Alcuni di voi si potrebbero preoccupare dopo aver visto questi risultati, ma vi posso dire che in condizioni normali è veramente difficile replicare situazioni simili. In media, del resto, faremo delle clip molto più brevi e anche all'aperto, quindi con l'aria che arriva sulla GoPro, e questo fa un'enorme differenza. Inoltre, il maggior surriscaldamento lo abbiamo notato con i 60 fps, ma oggettivamente quel frame rate va utilizzato solo per fare gli slow motion, quindi mi sembra difficile andare a registrare magari per 1 ora di fila a 60 fps per poi rallentare il tutto. E visto che la GoPro Hero 10 si è surriscaldata praticamente come la Hero 11, vi posso anche dire che in 1 anno di utilizzo, anche d'estate, non ho mai avuto questo tipo di problemi con la GoPro. Quindi ragazzi, per un utilizzo normale non c'è il minimo problema. Se avete invece la necessità di registrare per diverse ore in ambienti caldi, allora inevitabilmente avrete questo problema. Quindi vi consiglio di cambiare spesso batterie, di utilizzare fonti di energia esterne come magari il power bank, rimuovendo la batteria, e chiaramente conviene disattivare la stabilizzazione, perché se si fanno riprese dal cavalletto non ha senso lasciarla abilitata, e quindi potreste anche usare i 30 fps invece di andare a utilizzare dei frame rate che verrebbero sfruttati per gli slow motion. E poi non conviene, per queste registrazioni lunghe, registrare in 10 bit con il bitrate alto. Bene ragazzi, spero di avervi chiarito le idee per quanto riguarda il surriscaldamento e la batteria della Hero 11 Black, e chiaramente per qualsiasi dubbio non esitate a commentare qui sotto. In ogni caso vi consiglio di guardare questo video dove parlo dell'ottimizzazione della batteria, e come sempre, se il video di oggi vi è piaciuto, lasciate un bel like e iscrivetevi al canale.